Quindi veniamo alla proposta numero 4, no? Sì, la proposta numero 4 riguarda l'elezione di Camera e Senato attraverso il sistema maggioritario. Mm-hmm. L'ascoltatore prima parlava di Pannella, sì. Grande personalità, ma insomma parlava un altro ascoltatore anche di Giorgio Almirante, di Manlio Cecovini, no? Sì. Queste sono delle personalità politiche di grande spessore. Vero. Che però, diciamo, vivono di luce propria. Noi con il passaggio dal sistema proporzionale al sistema maggioritario vogliamo mettere i riflettori sulle capacità di un leader politico o di una persona e invece togliere i riflettori da quello che è l'immagine o il simbolo del partito. Noi sappiamo che nel sistema proporzionale, come purtroppo è ancora oggi, si vota, ci sono i simboli dei partiti sulla scheda, no? Quello che noi invece vorremmo è che ci sia un nome, una personalità contro un'altra personalità che sia staccata da quella che sono i partiti. Chiarissimo. Il sistema proporzionale favorisce la frammentazione perché si sa che un partito che ha anche l'1% potrebbe avere 6 deputati, mettiamo, no? Con il sistema invece maggioritario si sa per certo che o si vince e si ha la maggioranza dei voti oppure non si viene eletti. Noi proponiamo che l'Italia sia divisa. Se bisogna eleggere, per esempio, 630 deputati alla Camera, l'Italia sia divisa in 630 collegi. Quindi, mettiamo come era alcuni anni fa, sì. Trieste sarà divisa in Trieste 1 e Trieste 2. Trieste 1 eleggerà un deputato, Trieste 2 eleggerà un deputato, Udine 1 eleggerà un deputato, in una determinata zona verrà eletto sempre un deputato. Uno solo, no? Certo. Quindi è ovvio che i partiti, che possono benissimo continuare a fare attività politica, ce ne possono essere anche 1000, ma nel momento elettorale non ci devono essere 1000 partiti sulla scheda, ci devono essere 2-3 candidati, perché ovviamente vince chi prende più voti. Quindi se un partito, facciamo il caso, ha il 40%, dovrebbe essere quasi sicuro di vincere, ma se il restante 60% invece di perdere sempre si coalizza, sarà il partito del 60% a vincere. Quindi inevitabilmente scompariranno i partiti o le liste elettorali così oggi come le conosciamo, per concentrarsi su personalità che possono non solo prendere voti nel proprio schieramento, ma che possono anche convincere persone di altra estrazione, appunto certo. Personalità di grande caratura, come poteva essere Pannella, Almirante, Manlio Cecovini, ma come ce ne possono essere anche oggi, però staccate dai partiti. Questo perché? Perché noi vogliamo da una parte garantire la governabilità, perché un sistema maggioritario può garantire la governabilità, dall'altro far uscire dal Parlamento i partiti, perché il Parlamento, per esempio la Camera, è la Camera dei deputati, non è la Camera dei partiti o dei rappresentanti di partito. Su questa questione c'è anche una discussione, il Movimento 5 Stelle propone lì il vincolo di mandato, cose folli. Noi vogliamo che le persone valutino la capacità della persona politica e non votarla perché ha dietro il simbolo, che ne so, della lista Bonino, della lista Pannella o di Forza Italia o del Partito Democratico, perché questo non dice se la persona è veramente capace, no? Invece puntare molto sulle persone, sulla sua storia. C'è anche poi la possibilità con collegi uninominali, dove uno vince e uno perde, di avere un'opposizione seria, perché chi perde non viene eletto, non è come nel sistema proporzionale, o vinci o perdi. Qualcosa. Noi abbiamo avuto a Trieste, Tondo vince, Serracchiani perde, Tondo viene eletto, Serracchiani viene eletto comunque. Ma se ha perso non deve essere eletta. Allora se noi abbiamo un'opposizione che
in un determinato collegio non viene eletta, rimane a casa, come dire, avrà tutta l'energia, la forza, la voglia la prossima volta di presentare un candidato ancora più forte e avrà l'energia, la passione per controllare chi in quel momento è stato eletto. Se invece o vinci o perdi, sei comunque eletto, e quindi se vinci avrai il 60% del potere che ti spartirai, chi perde ha il 40%, non è una grande voglia fare una grande opposizione, perché sai che vinci o perdi comunque hai il tuo orticello, gioco, no? Invece noi vogliamo che uno rimanga a bocca asciutta, che faccia politica come noi. Noi non siamo eletti, non siamo rappresentati di nulla, non siamo né in comune, né in provincia, né in regione, né al Parlamento, a parte quelli con doppia tessera, eppure facciamo politica con più o meno risultato. Certo, io non sono Pannella, e Pannella ha altre capacità, però anche lui è stato fuori dal Parlamento per decine e decine di anni, eppure continuava a fare politica. Chiarissimo. Allora, mi pare che mancasse ancora una proposta.